Benvenuti al video notiziario della Camera di Commercio Italiana in Giappone. Queste le notizie della settimana. Il primo ministro giapponese Naoto Kan supera la mozione di sfiducia presentata dall'opposizione, non prima di aver assicurato che si dimetterà una volta superata la fase di emergenza che il paese sta attraversando. La promessa di lasciare l'incarico ha quietato, almeno per il momento, gli oppositori interni del Partito Democratico. Lo scorso 28 maggio si è tenuto a Bruxelles il 20° summit tra Unione Europea e Giappone, da cui è emersa la volontà di iniziare a discutere i termini di un accordo di libero scambio. La Camera di Commercio italiana in Giappone invita dunque imprenditori e manager italiani a segnalare eventuali problematiche riscontrate nei settori di appartenenza, in particolare barriere non tariffarie o particolari sviluppi relativi a questioni precedentemente comunicate, in modo che possano essere riportate alla delegazione europea. Fiat 500 in Giappone, strategie di marketing sul mercato asiatico. Sarà questo il tema principale del coffee speech organizzato da ICCJ in collaborazione con la Camera di Commercio di Tokyo il prossimo 14 giugno. Speaker della serata, Tiziana Lamprese, Country Manager di Fiat. さよなら。